Quando pubblichiamo un nuovo sito web, la prima cosa che desideriamo, di solito, è farlo apparire nei risultati di ricerca di Google. Bisogna fare attenzione, tuttavia, a quello che vogliamo. In genere indicizzare un sito non significa affatto posizionarlo. Indicizzare un sito significa inserirlo tra i risultati di ricerca di Google. Ciò, in genere, non comporta nulla a livello di posizionamento. Per posizionare un sito, invece, sono necessarie operazioni di vario genere e complessità, di natura migliorativa e orientata al beneficio dell'utente. Nessuno, per inciso, può dare garanzia di posizionamento organico in prima pagina. Se pensiamo al web come ad una libreria, indicizzare significa riporre in uno scaffale il nostro libro, posizionarlo, invece, significa renderlo facile da reperire per chi lo cercherà. Una volta chiarita questa differenza, andiamo a vedere la procedura per indicizzare un sito, e come affrontare le criticità dell'operazione. In genere qualsiasi sito web che sia stato realizzato in modo professionale, senza errori e con una buona struttura interna dei link si indicizza in automatico una volta pubblicato sul dominio. Siti con molte pagine, in generale, non è detto che si indicizzino immediatamente, ma potrebbero richiedere qualche giorno di tempo. I requisiti perché un sito si possa indicizzare sono i seguenti. 1. Ogni pagina utile deve essere scansionabile da Google. 2. Deve essere presente una sitemap in formato XML, e possibilmente un file RSS. 3. Deve essere presente il file robot.txt. Questo significa che il nostro sito deve restituire il codice 200 per ogni pagina utile, e devono essere installati dei plugin per la sitemap XML e il robot.txt. Una volta terminate le opportune verifiche, sarà necessario registrare il nostro sito sulla Search Console di Google. Per farlo, basta aprire l'indirizzo indicato, cliccare su Aggiungi una proprietà, inserire dove richiesto il nome del sito web di interesse, lasciare selezionato sito web, e poi cliccare su Aggiungi per confermare. A questo punto dovremo confermare che il sito web è il nostro. Per farlo basterà caricare via FTP il file con estensione HTML che avrà generato la Search Console, oppure inserire un tag di verifica all'interno di tutte le pagine del sito. Per confermare, basterà fare clic su Non sono un robot, e poi su Verifica. Una volta all'interno della Search Console, per forzare l'indicizzazione del nostro sito non dovremo fare altro che cliccare su Scansiona, e poi su Visualizza come Google. Nella casella di testo a fianco del nome del sito va inserito l'URL relativo da indicizzare, nell'esempio stiamo indicizzando nuovamente la home page del sito. Per avviare la procedura bisogna fare clic su Recupera, dopo qualche istante apparirà in basso un nuovo percorso, pronto ad essere indicizzato. Abbiamo quasi finito, non ci resta che cliccare sul bottone a fianco del percorso creato, dove c'è scritto richiesta di indicizzazione, il resto della procedura è guidata. Google ci chiederà il rispetto dei requisiti indicati, e vorrà sapere se vogliamo indicizzare solo la pagina o anche le pagine collegate. Confermiamo di non essere un robot, e clicchiamo su OK. Dopo qualche istante la pagina web richiesta sarà indicizzata su Google.